L'utilizzo della VMC negli edifici in legno è diventato praticamente indispensabile non solo ed esclusivamente per riscaldare o raffrescare un edificio, ma proprio perché questa macchina permette anche la deumidificazione, che è uno degli elementi principali, diciamo, del comfort abitativo, perché in un edificio deumidificato in maniera corretta a un 40-50% di umidità, 26 gradi, si riesce a vivere in maniera estremamente confortevole. Nell'edificio non, diciamo, deumidificato, con una temperatura interna di 26 gradi ma con un'umidità residua del 90%, diventa non confortevole, diciamo, viverci. Pertanto l'uso della VMC da noi è reputato indispensabile. Non solo, mettiamo un edificio che è costruito non in una zona agricola come questo ma in città, impone serramenti tenerli chiusi il più possibile, perché in un edificio noi apriamo le finestre, diciamo, in una zona, in un ambito non rurale, e immettiamo nell'ambiente smog, caldo, freddo, rumori, tutte cose che destabilizzano il comfort. Invece la VMC elimina completamente tutta questa problematica.